Leggiamo in Giovanni al capitolo 2, dal versetto 11 in poi. Tutti quanti credo che conosciamo questo passaggio della scrittura, parla delle nozze di Cana, è un episodio molto particolare perché in realtà parla proprio dell'inizio del ministero miracoloso di Gesù. Lui ha iniziato il suo ministero miracoloso in un matrimonio. E lui non ha iniziato il suo ministero di miracoli risuscitando qualcuno dalla morte, facendo camminare uno zoppo, dando la vista a un cieco, dando l'udito a un sordo, non ha moltiplicato pani e pesci, non ha camminato sulle acque, non ha sgridato il vento, non ha fatto niente di così eclatante che potesse attirare i nostri sguardi o gli sguardi di quel tempo. Lui ha semplicemente cambiato l'acqua in vino. Non è poco, voglio dire. Però questo ci fa capire qualcosa di molto importante. Non voglio predicare sul matrimonio, però sicuramente è molto importante che Gesù inizia il suo ministero miracoloso in un matrimonio. Ed è scritto qua, al versetto 11, che Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E dopo questo egli discese a Capernaum con sua madre e i suoi fratelli e i suoi discepoli ed essi rimasero lì pochi giorni. Ora la Pasqua dei giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e di cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori dal tempio insieme con le pecore di buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò le tavole e ai venditori di colombi disse: portate via da qui queste cose e non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Vogliamo un attimo pregare tutti insieme. Alleluia. Ti ringraziamo, Padre, per il tuo amore, ti ringraziamo per la tua parola che è sempre vivente ed è sempre efficace nelle nostre vite. E voglio chiedere questa sera la tua unzione sopra la mia vita per poterla rilasciare con franchezza, Signore, senza timore. E chiedo la tua unzione per ognuno di noi per poterla ricevere con semplicità e con mansuetudine. E noi ti ringraziamo per come tu parlerai alle nostre vite e per come ci darai pane fresco per le nostre vite, nel nome di Gesù. Amen. Allora, leggendo questo passo, siamo tutti d'accordo che era l'inizio del ministero di Gesù. Quanti possono dire amen? Era l'inizio del ministero, non era la fine del ministero di Gesù. E puoi mettere un po' più piano, poco poco. Sì, perché sennò rischia di fischiare. E siamo agli inizi del ministero di Gesù. Gesù compie il suo primo miracolo in assoluto in Cana di Galilea. Manifesta la sua gloria. I suoi discepoli credono in lui, altri credono in lui. Rimane lì pochi giorni ed era alle soglie della Pasqua. Lui scende a Gerusalemme, entra nel tempio e compie quella che noi conosciamo come la purificazione del tempio. Ora, noi molto spesso pensiamo che Gesù abbia compiuto una purificazione del tempio, ma in realtà la Bibbia ci insegna che lui ne fece due. Una all'inizio del suo ministero e una alla fine del suo ministero. In Marco al capitolo 11 troviamo scritto che quando Gesù si stava preparando per la passione, non per il film naturalmente, per una battuta potevate ridere, si stava preparando per andare al Golgota, doveva passare dal Getsemani e poi passare per le mani dei romani o per il flagello dei romani, per gli insulti, gli sputi, gli schiaffi, le ignominie, le bestemmie dei romani e poi essere appeso al legno della croce. È scritto in Marco al capitolo 11, al versetto 1, quando furono vicino a Gerusalemme, verso Betfage, a Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli.
Ok, ho sbagliato. Versetto 12. Il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. I suoi discepoli l'udirono. Così giunsero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel tempio, cominciò a scacciare quelli che nel tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio, e insegnava dicendo: non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era rapita in ammirazione dal suo ministero e dal suo insegnamento. Se noi mettiamo in parallelo Giovanni 2 e Marco 11, leggiamo qualcosa di diverso. Sono due passaggi biblici che si pensa parlino della stessa cosa, ma in realtà hanno delle caratteristiche diverse che ci fanno comprendere una progressione in quello che Gesù ha fatto. Ed è molto importante anche per la parola che questa sera credo lo Spirito Santo voglia dare ad ognuno di noi. In Giovanni al capitolo 2, all'inizio del ministero, Gesù entra nel tempio, arriva a Gerusalemme come il Signor nessuno, come uno sconosciuto, perché nessuno lo conosceva. Entra a Gerusalemme, entra nel tempio e si fa una corda, una frusta di cordicelle, e comincia a cacciare tutti coloro che commerciavano, i cambiavalute, i venditori di colombi, di pecore, di buoi, eccetera eccetera, e dice: fatto una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del tempio. E ai venditori di colombe disse: portate via da queste cose. E poi disse qualcosa di molto importante, di molto diverso da quello che è scritto in Marco 11. È scritto: non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Quando alla fine del suo ministero Gesù entrò in Gerusalemme trionfante, vi ricordate? Dal Monte degli Ulivi, guardando Getsemani, guardando verso Gerusalemme, passando per il Getsemani, Gesù pianse su Gerusalemme e disse: tu non hai riconosciuto il tempo della visitazione. Entrò a Gerusalemme, tutti gli facevano festa, tutti cantavano, tutti acclamavano e osannavano a questo nuovo profeta spuntato dal nulla. E quando entrarono, noi sappiamo, i farisei dicevano a Gesù: dia ai bambini di stare in silenzio. E lui diceva: se loro tacessero, le pietre comincerebbero a gridare. E quando lui entrò attraverso quella che oggi viene chiamata la Golden Gate, la porta d'oro, nelle mura di Gerusalemme, della Gerusalemme antica, tutti si aspettavano che lui andasse verso destra per andare verso la Torre Antonia, dove c'era il quartiere generale dei Romani. Ma quando lui entrò per la porta d'oro, lui andò a sinistra ed entrò nel tempio. E lì fece la purificazione e disse: avete fatto della casa del Padre mio un covo di ladroni. 3 anni prima Gesù ha detto: non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. 3 anni dopo lui entrò nello stesso tempio, stessa storia, dicendo: avete fatto, lo avete fatto, vi avevo chiesto di non farlo, vi avevo detto di non farlo, ma l'avete fatto. Avete fatto della casa del Padre mio un covo di ladroni. In Giovanni, al capitolo 2, nel passaggio che abbiamo letto, Gesù dice: non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordavano che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato.
c'era qualcosa che divorava Gesù. E io prego stasera che questa parola possa letteralmente divorare il tuo spirito. C'era qualcosa che divorava lo spirito di Gesù, che divorava la sua anima, che divorava il suo tempo, che divorava tutto il suo, tutte le sue priorità, che divorava ogni cosa che faceva parte di lui. Lo zelo della sua casa, della casa del Padre, lo divorava. Era qualcosa di costante e di continuo nella sua vita che non lo aveva mai lasciato e non lo avrebbe mai lasciato fin quando non sarebbe morto sulla croce per noi. Prima di iniziare a predicare, Samuele è venuto da me, mi ha chiesto il titolo. Ho detto non so, gliel'ho dato così e non mi sono pentito. Un'altra opportunità che Dio sta dando all'Italia, un'altra possibilità che Dio sta dando alla sua chiesa, alla sua sposa, ad ognuno di noi, a questa generazione, di poter fare della casa del Padre nostro qualcosa di glorioso e di meraviglioso. Amen. Non fate della casa del Padre mio. Una delle cose importanti che Gesù ha stabilito e ha dichiarato quando è entrato nel Tempio, ha detto: questa non è casa vostra, è la casa del Padre mio. Non è casa vostra, voi non potete fare quello che volete, voi avete degli ordini, avete delle direttive, perché questa è casa del Padre mio ed è scritto che la casa del Padre mio sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Ora, il problema, ed è importante dirlo questo, il problema non è che nella casa del Signore c'erano le persone che vendevano e compravano, perché era una cosa normale a Gerusalemme che ci fosse commercio, che ci fossero vendita di buoi e di pecore. Era normale perché apparteneva alla cultura e alla legge di Mosè. Soprattutto gli stranieri che venivano da fuori Israele, da fuori Gerusalemme, non è che si potevano portare la pecora da presso per centinaia di chilometri, o il bue. Ogni anno Gerusalemme, come oggi tuttora succede, milioni di persone, io sono stato a Gerusalemme qualche giorno fa, si pensa che ci sono state 7 milioni di persone a Gerusalemme per lo Yom Kippur, il giorno della penitenza chiamato. Pensate, 7 milioni di persone in un buco che entrano ed escono, dove non c'è neanche lo spazio per fare cadere uno spillo per terra e non c'è mai un incidente. È solo soprannaturale. È normale che chi viaggia, fa centinaia, migliaia di chilometri per arrivare nella città del Gran Re, non cammina e non viaggia con un bue, con una pecora. Arriva là, compra un bue, compra una pecora. Chi veniva dall'Asia Minore non aveva le monete di Israele, aveva le monete della sua terra, quindi doveva andare, fare il cambio della moneta e comprare una pecora, comprare un colombo, comprare un bue. Il problema non è che c'erano i venditori o che si comprava e si vendeva, il problema era l'attitudine con la quale venivano fatte le cose. Voi avete fatto della casa del Padre mio, dice in Marco 11, nella seconda volta che Gesù entra per fare la purificazione. Ma quello su cui voglio rimanere stasera è il concetto della proprietà, perché troppo spesso noi come chiesa ci siamo sentiti i padroni della chiesa, ci siamo sentiti i padroni della casa del Signore, e di tanto in tanto è buono che il proprietario ritorni a casa e dica: vi ricordo che questa è casa del Padre mio. Vorrei ricordarvi che non siete i padroni, siete solo gli amministratori dei beni che Dio vi ha dato. Questa è la casa del Padre mio, e l'unica insegna che ci deve essere su questa casa è casa di preghiera per tutte le nazioni. E voi non potete fare quello che volete.
E in Giovanni al capitolo 2 Gesù dà un'opportunità al popolo di Israele di rimettersi in linea non con la legge di Mosè semplicemente, ma con il cuore di Dio. E quando lui arriva, questo è difficile per noi immaginare Gesù con una frusta di corde che prende a frustate le persone, li caccia via e dice: andate via di qua, via, e portate via tutte le cose, via, scomparite di qua, questa è casa del Padre mio, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Dio ce l'ha per caso contro il mercato? Ha Dio problemi con i soldi? È chiaro che non è questo il problema. Ma il concetto di proprietà che noi abbiamo sviluppato nella nostra teologia evangelica è quello che ci mette sempre nei guai, dove noi pensiamo di poter fare o sfare quello che vogliamo senza ricordarci e dimenticandoci forse apposta e volutamente che noi non siamo i proprietari della casa del Signore. Paolo parla e affronta questo argomento dicendo: voi siete il tempio di Dio. Amen. Questa è bellissima, questa comunità, ma questa comunità, mi dispiace, forse per qualcuno lo metto in imbarazzo, però voglio dirti che questa non è la casa del Signore. Forse sei entrato in questo luogo a capo basso, con riverenza, in silenzio, perché pensavi di entrare nella casa del Signore. No, sei entrato in un capannone. Perché questa non è la casa del Signore, perché non esiste più la casa del Signore. Tu sei la casa del Signore. E Paolo ai Corinzi ha detto: voi siete il tempio di Dio, ma vi dico anche una cosa, voi non appartenete più a voi stessi. Amen. Dì alla persona accanto a te: neanche tu appartieni a te stesso. Allora quello non mi appartiene, quello non è mio, di quello non posso fare quello che voglio. Ma allora che cos'è che do? Il fiato nei polmoni per poter dire: eccomi, manda me. Lo zelo per la tua casa mi consuma. Gesù dà ancora oggi alla nostra meravigliosa nazione e a questa generazione un'altra opportunità. Potremmo descrivere con assoluta accuratezza e precisione tutte le volte che Dio ha dato una parola di incoraggiamento e ha dato un'opportunità alla sua Chiesa in Italia per mettersi in linea con la sua volontà e mettersi in linea con la parola di Dio. Vi potrei dire esattamente le date negli ultimi 25 anni delle volte in cui Dio ha chiamato i leader di questa nazione per stare insieme, per creare unità e fare un movimento comune, per chiedersi perdono, amarsi gli uni gli altri e portare avanti il regno di Dio. E ogni volta ricadiamo nello stesso errore. Ogni volta ricadiamo nell'errore di considerare il nostro regno la nostra casa. Questa è casa mia e qui comando io. E quando Gesù fece questo, dice la Bibbia che i discepoli si ricordavano di quello che era scritto nella parola, dove dice: lo zelo per la tua casa mi consuma. Oggi siamo consumati dal desiderio di fare parlare gli altri. Oggi siamo consumati da quello che gli altri possono dire o da quello che gli altri possono pensare nei nostri confronti. Siamo consumati dalla gloria dell'uomo. Amiamo così tanto essere
al centro dell'attenzione degli altri. Amiamo così tanto che gli altri parlino bene di noi, che non dobbiamo offendere nessuno, che dobbiamo comportarci secondo un'etica, e non ci rendiamo conto che questa etica che abbiamo innalzato, abbiamo portato in altro, è diventato il nostro Vangelo. E pur di piacere a tutti e cercando di piacere a tutti quanti, siamo scaduti da quella che è la visione che Dio ci ha dato. E Gesù ha detto: come pensate, come pretendete di credere? Voi che cercate e volete la gloria degli uomini, è scritto. Siamo consumati dal culto di noi stessi. Vogliamo fare sempre una bella figura. Vogliamo cercare di mettere tutti d'accordo, tutti nella stessa stanza. Questo non succederà mai. 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 Perché nel momento in cui tu cercherai di piacere a qualcuno, offenderai un altro. E nel momento in cui cercherai di risolvere la situazione con l'altro, l'altro pure si offenderà. Siamo in una gabbia dove non possiamo andare a ministrare né in altre comunità, perché altri si offendono. E se vai là, quello si offende. Se vai dall'altro lato, quell'altro si offende. Se vai da quell'altro si offende. Quello che era amico tuo diventa nemico tuo. E seguendo questo principio, nessuno potrebbe andare da nessuna parte, perché tutte le comunità qui rappresentate sono tutto frutto di divisioni. È vero o no? Possiamo essere onesti? Possiamo essere onesti? Che tutte le comunità rappresentate qui stasera, non ce n'è una soltanto che sia nata in pace. Una non c'è. E allora cerchiamo di mantenere i nostri rapporti, e ci rendiamo conto che più cerchiamo di mantenerli e più si rompono e si sgretolano. Cerchiamo di dare uno statuto comune, mettiamo i nostri punti di fede, così decidiamo poi alla fine chi deve entrarne a fare parte oppure no. Ma chi è che dà a noi l'autorità di decidere chi entra e chi esce? Chi è che dà a noi l'autorità di dire quello ha ragione, quello ha torto? Siamo consumati dal desiderio di piacere agli altri, e Paolo ha detto: se io cercassi di piacere agli uomini, io non sarei più servo di Cristo. Avete perso una grande occasione per dire amen. Se cercassi di piacere ancora agli uomini, io non sarei servo di Cristo. Non significa che dobbiamo fregarcene di tutti, significa qualcosa di un po' diverso, significa che Dio è al di sopra, Gesù è al di sopra, significa che Lui è il padrone di casa ed è Lui che detta le regole. Ti immagini Gesù che entra qui e ti dice: no, da quello non ci puoi andare. Da quello, poi sta venendo Lorenzo, immagini Gesù che fa urra, la moglie dice gloria a Dio. Gesù entra a casa sua e dice: questa è casa mia, lo zelo per la mia casa mi sta consumando. Noi abbiamo un regno che stiamo portando avanti, abbiamo un regno che dobbiamo portare avanti. Voglio leggere con voi da Ebrei al capitolo 12, vado verso la conclusione.
Ebrei 12. Dal verso 25, dai. Un'altra opportunità. Il Signore mi ha detto, ci ha detto qualche mese fa, sì, l'anno scorso in realtà, nel 2010, il Signore ci diede questa parola: la mia gloria sta per entrare in Italia, la mia arca viaggerà da nord a sud, da est a ovest, e nessuno potrà metterci le mani. È successo nel passato, l'arca è stata fermata. È successo nel passato, fratelli, dobbiamo essere onesti, è successo nel passato diverse volte. L'arca è entrata nella nostra nazione, l'abbiamo fermata, abbiamo steso le nostre mani sull'arca e Dio ci ha graziato da lasciarci in vita. Ma il Signore ci ha detto: questa volta nessuno potrà fermare la mia arca, e chiunque si permetterà di stendere le mani morirà. Morirà. E non sto parlando semplicemente di cose spirituali. Nessuno si potrà permettere di fermare la gloria di Dio in Italia, perché Dio l'ha stabilito, e quando Dio lo ha stabilito è così. In Ebrei 12 al versetto 25 è scritto: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo colui che parla dal cielo, la voce, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora, ognuno dica ora, 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 ora ha fatto questa promessa, ora, dicendo ancora una volta. Dillo questa sera insieme a me, ancora una volta, dillo: Signore, ancora una volta, ancora una volta, fallo Signore in Italia, ancora una volta, ancora una volta, io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Or questa ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose che possono essere scosse, come di cose che sono fatte da mano d'uomo, affinché rimangano quelle che non possono essere scosse. E il versetto 27, attenzione: or dunque questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose che possono essere scosse, come di cose che sono fatte da mano d'uomo, affinché rimangano quelle che non possono essere scosse. Perciò, ognuno dica perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, tu e Dio stiamo ricevendo, siamo in una fase, stiamo scaricando, c'è un download da 2000 anni. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di voi, ma il regno che io vi ho dato lo state ricevendo ancora, è un continuativo presente, è qualcosa che c'è e non si ferma mai. Non è qualcosa che abbiamo ricevuto e gestiamo come un'agenzia immobiliare. Noi non siamo un'agenzia immobiliare. Noi siamo la Chiesa del Signore. Noi abbiamo ricevuto il regno, ma lo stiamo ricevendo ancora. Il principio è questo, faccio questo esempio: noi siamo santi in Cristo Gesù, è vero o no? Oh, per il sangue di Gesù siamo santi, sì o no? Non mi sembrate molto convinti. Siamo santi, sì, ma ci santifichiamo sempre, ogni giorno, è vero o no? E un giorno, dice la Bibbia, saremo santificati. Abbiamo ricevuto la gloria, ci stiamo andando glorificando, e un giorno riceveremo la gloria finale. E questo è quello che la Bibbia dice: c'è qualcosa che Dio ha fatto, che noi stiamo facendo insieme a Lui ora, e che poi riceveremo definitivamente. Amen. Siamo stati salvati, veniamo salvati giornalmente, e saremo salvati in quel giorno. Ma se tu muori, dove vai? Sore, dove vai tu se muori? Ora, ora, non toccare ferro, dove vai? Dove?
Se sei in Cristo e muori ora, tu vai in cielo. Amen. Non so che premio riceverai, ma sicuramente andrai in cielo. Il premio è un problema tuo. La salvezza è qualcosa a cui ha provveduto Gesù. Ma dice qua, ricevendo il regno. Questa parola che fa tanto discutere oggi e che porta tanta crisi, perché dobbiamo portare avanti il regno. Non possiamo portare avanti il nostro regno, dobbiamo portare avanti il suo regno. Amen. Stiamo portando avanti il regno, lo stiamo ricevendo e quindi lo stiamo portando avanti, lo stiamo edificando, è vero o no? A volte siamo convinti che è il nostro regno, e se non fai come ti dico io, perché se tu non sei con me, sei contro di me. E ti devo fare una proposta che non puoi rifiutare. Quanta mafia c'è oggi nella Chiesa? Se tu non la pensi come me, no, no. Se tu non fai quello che io ti dico, non c'è posto, perché stiamo portando avanti il nostro regno, mentre la Bibbia dice che stiamo ricevendo il regno, ed è un regno che non può essere scosso, ed è un regno che non può essere scosso. Noi usiamo espressioni del tipo: se ne sono andati quelli che erano ribelli, il Signore ci ha purificato. E chi è munnizza, Ghida? Che spazzatura. O sono ancora figli? O sono ancora figli, sì o no? Siamo convinti che stiamo portando avanti il nostro regno e ci siamo dimenticati che dobbiamo portare avanti il suo regno. È il suo regno. In un regno ci sono delle regole, ci sono delle autorità, c'è un concetto di sottomissione, di ubbidienza alla luce della parola di Dio. Ma quante volte Gesù dovrà entrare ancora nel suo tempio e dire: non fate così? Quanti hanno figli sanno quando i bambini cominciano a litigare? I miei figli a volte litigano nella macchina e io sto in silenzio, li guardo dal finestrino mentre sto guidando, per dire: se mi fermo siete consumate. E poi con parole dolci mia moglie interviene: non fate così, ma non fate così, ma perché dovete fare così? Volete continuare? Mi fermo. Se mi fermo sono problemi. Volete che mi fermo? No, 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 non ti ferma. Ecco, allora non fate così. Perché quando noi continuiamo a portare avanti certe cose, certi atteggiamenti nel regno di Dio, poi le cose si rompono, le cose si fermano. Gesù entra, prende una frusta e dice: acco biglio biglio. Coglie coglie. E magari c'erano persone delicate, dolci al tempio, che in quel momento si sono dovute sorbire la reazione di Gesù, giusta e coerente al massimo. Ma quando Gesù dice: non fate così, portate avanti il mio regno, portate avanti la casa del Padre mio, è un dono che vi è stato dato, sappiatole amministrare.
È un dono, voi non siete i proprietari, noi non siamo i proprietari del regno di Dio. Noi siamo i figli del Re. Amen. E il Padre si aspetta che noi sappiamo amministrare bene i doni e i talenti che Lui ci dà. Ancora un'altra opportunità da dare a questa nazione antica, l'Italia, che è stata la prima nazione a rappresentare il mondo pagano, a ricevere Gesù e a ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Cornelio, il centurione della corte detta italica, 2000 anni fa ha creduto in Cristo, e mentre Pietro predicava hanno creduto nella sua parola e sono stati battezzati di Spirito Santo. L'Italia è stata la prima nazione al mondo tra i pagani a ricevere Cristo nella propria vita. Noi siamo i primogeniti dei pagani. L'unzione che Dio ha messo sopra l'Italia è un'unzione totalmente diversa da quella che c'è nelle altre nazioni. Ecco perché non funzioneranno mai i metodi che si importano dall'estero, perché l'Italia è diversa da tutte le altre nazioni. Noi preghiamo e chiediamo a Dio: dacci vino nuovo, vino nuovo, vino nuovo. E Dio dice: sì, io aspetto ancora l'otre nuovo però. Dacci il vino, dacci... Noi crediamo che Dio abbia problemi con le vigne in cielo. Ma c'è una vigna dedicata all'Italia. C'è una vigna in cielo che ha il nome Italia. E il vino che lui verserà sull'Italia è un vino che non ha versato da nessun'altra parte del mondo. È un vino nuovo che gonfia gli odri. Ogni odre è così. Stai dimagrendo, quindi non ti preoccupare. Ogni otre si gonfia per questo vino novello che ha questo gas che spinge a destra e a sinistra. E il problema nostro è che noi vogliamo dare la forma al vino, mentre in realtà è il vino che deve dare la forma all'otre. Amen. C'è una vigna in cielo che ha il nome alla targhetta Italia. Questa è per l'Italia. E nessuno la deve toccare. Ogni grappolo, ogni acino d'uva in quella vigna è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Vino nuovo per odri nuovi. Ma quello che sta succedendo è proprio questo. Abbiamo chiesto a Dio di fare un'opera nuova nella nostra nazione, vero o no? Quanti lo hanno chiesto? Almeno una volta. Almeno una volta, tenete alzata la vostra mano per favore, posso vedere quanti hanno chiesto almeno una volta: Signore, manda il risveglio. Quanti hanno chiesto almeno una volta: Signore, manda l'unzione potente dello Spirito Santo, soffia e infiamma questa generazione. Quanti hanno chiesto almeno una volta? Ho una bella notizia, sei nei guai. Siamo nei guai, sapete perché? Perché Dio ci ha ascoltato. Siamo nei guai perché Dio ha ascoltato il grido del suo popolo. E non dobbiamo pregare più per l'ultima pioggia, già c'è. Già ci sono le prime gocce. Non è più neanche il tempo di Elia dove dice: io vedevo la nuvola quanto grossa quanto il palmo di una mano, quanto in lontananza. No, no, le nuvole sono già sopra l'Italia e c'è una pioggia che sta scendendo. È dolce, è leggera, ma è piena della sua autorità. È piena del profumo del cielo. E il vino nuovo Dio ha cominciato già a versarlo sopra la nostra nazione. E il problema è che chi non si è preparato prima avrà problemi di aria. È così. Avrai problemi di aria. Perché il vino, quando arriva, spinge. Il gas del vino nuovo spinge. E se non sei pronto, ti rompi. E questo sta succedendo oggi in molte comunità.
Questo sta succedendo, io vi dico, io viaggio un pochettino in Italia, vedo la realtà delle comunità che c'è in giro in Italia e un po' all'estero. Vi dico che quello che sta succedendo oggi nella Chiesa del Signore è proprio questo. Ci sono comunità che si stanno rompendo. Perché? Perché il diavolo è venuto ad attaccare. No, non è il diavolo, un'altra notizia. Questo è lo Spirito Santo. Questo è lo Spirito Santo che ha detto: chi c'è, c'è. È arrivato il tempo, e quando arriva il tempo Dio non chiede più il permesso a nessuno. Prima di muoversi Dio si rivela affinché qualcuno ascolti, riceva, crede, perché Dio opera attraverso la fede dei suoi figli, perché Dio non fa nulla senza prima averlo rivelato ai suoi servi e ai suoi profeti. Ma quando arriva il tempo di Dio, Dio non aspetta più nessuno. Questo è un principio fondamentale che a volte non ci rendiamo conto, che Dio aspetta che qualcuno crede. Ma nel momento in cui arriva il tempo, vi ricordate di quando Gesù è stato mandato sulla terra? Chi era pronto per riceverlo? E cosa c'è di più prezioso di Gesù? Ma la Bibbia dice: nel compimento dei tempi Dio ha mandato il suo figlio nato di donna sotto la legge, per adempiere la legge. Chi era pronto quando è venuto il figlio di Dio? Quando la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, chi era pronto? Molti lo hanno rigettato. Chi è pronto ora che Dio sta versando lo Spirito Santo sopra ogni carne in Italia? Alcune comunità che hanno camminato secondo un principio, secondo degli insegnamenti che l'abbiamo ricevuto per tanti anni, stanno andando letteralmente in pezzi. Non perché sono entrati i demoni, ma perché è ritornato a casa il proprietario e ha detto: questa è casa mia e qui comando io. Ciò significa che non abbiamo più tempo da perdere, come si diceva ieri sera, che non abbiamo più tempo per giocare a fare chiesa. Tu mi hai rubato una pecora, pezzo di disgraziato che non sei altro, come ti sei permesso una pecora che è cresciuta? La pecora, mi hai rubato la pecora, almeno dammi due capre, voglio dire. Ancora giochiamo a fare chiesa, e Dio sta versando il vino nuovo, i nostri otri stanno andando in pezzi, e noi ancora ci guardiamo l'etichetta dell'otro, no? Perché è giusto fare la giusta figura. Erano come i farisei che erano lì nel tempio con le mani alzate ad adorare Dio, mentre Dio gli stava passando di dietro mentre stava entrando a Gerusalemme. E dicevano: fate silenzio, stiamo adorando Dio, dite ai bambini di smettere di lodare, di cantare. E Dio gli stava passando dietro. Dite ai bambini di tacere, noi stiamo adorando Dio. E chi è quello che sta passando dietro di te, se non il figlio dell'Iddio vivente, che sta entrando nella sua città per reclamare la sua proprietà di nuovo? Ed erano lì nel servizio, ad adorare, a servire, a fare sacrifici, e l'agnello di Dio gli stava passando dietro le spalle. E Gesù ha detto: voi non avete riconosciuto il tempo, il tempo della mia visitazione. Non ci illudiamo, non tutti saranno pronti per il vino nuovo. Anche quelli che hanno predicato ed insegnato su questo, alcuni di questi non saranno pronti. E che Dio ci dia la grazia e la misericordia di essere pronti. E lo dico con molto timore per la mia vita, per la mia vita. Dobbiamo, bisogna stare davanti a Dio e riconoscere che non possiamo più andare avanti per tradizione evangelica, dobbiamo andare avanti per la rivelazione dello Spirito Santo, basati sulla parola di Dio, ma leggendola con la rivelazione e l'unzione dello Spirito Santo, perché possiamo conoscere a memoria la parola di Dio e avere rigettato colui che l'ha scritta, e rigettare colui che l'ha ispirata, e riconoscere alla fine
che ci è passato dietro mentre eravamo impegnati a servirlo, e ci renderemo conto che stavamo lavorando per lui senza di lui. Questo è il guaio delle tradizioni, questo è il guaio della religione, cattolica o evangelica che sia. Le religioni sono tutte uguali, tutte uguali. Le nostre comunità, possiamo vantarci di avere chissà che cosa, sono tutte uguali, non cambia assolutamente niente. Pensate che a Dio gli interessa se c'è oro o no, se ci sono statue o no, se c'è quello vestito col clergy oppure se è vestito in camicia e in blue jeans? Pensate che Dio realmente si stia occupando ancora di queste cose? Pensiamo che Dio sia impegnato a valutare gli stili musicali? Se vai a mare oppure no? Se porti il velo oppure no? Se la donna può predicare oppure no? Ero al Centruria, eravamo al Centruria quest'anno, mi ricordo, ad agosto, eravamo ad agosto lì, durante il campeggio, forse non te l'ho mai raccontata questa, eravamo al campeggio, non so da dove venivano, per un paio di serate sono venute delle persone un po' strane, sapete, quelle tutta urra Rita la masciandà, e poi finito il culto, via il velo, e poi via, casa, no. Uno di questi, c'è un bambino di 12 anni, mentre stavi predicando tu, mi ricordo, mi chiama, fa, dimmi, mi porta di lato, fa, fratello Corrado, già quando mi chiamano fratello Corrado già ho capito tutto, fratello Corrado, a 12 anni, fratello Corrado, che c'è? Sai, io ringrazio Dio perché veramente quando tu predichi vedo che il Signore si serve di te, e posso testimoniare che le persone pure sono benedette, ma mi dovresti dire perché questo non lo fate, questo non lo fate, questo non lo fate, questo non lo fate, questo non lo fate. Io ricevo quando tu... Però devo dirti una cosa, fratello Corrado. Dimmi, ti devi ravvedere. No, che applaudite? A voce di chiancide. Io in quel momento volevo prenderlo. Come dire, c'è un vecchio dentro, esci fuori nel nome di Gesù, neanche un demone esce, c'è un vecchio dentro. Ed ero, ho detto, Dio mio, a 12 anni, cosa succederà questo quando fa 18 anni, che succede? Ho detto, 12 anni sei già ridotto così? A 12 anni già mi fai questi discorsi? Chi sei? Chi sono i... Quanti... Come ti chiami? Come siete entrati? Ero scioccato. Dico, Dio, a questo bambino, cioè, era già dentro la scatola a 12 anni. Ma c'è speranza per la nuova generazione. C'è speranza per la nuova generazione. Alleluia. Voglio chiedervi di alzarvi un attimo in piedi, per favore. Alleluia. Enzo, se puoi venire. Ah. Dì alla persona accanto a te un'altra opportunità. Un'altra opportunità. Un'altra opportunità. Possiamo fare, non so, una promessa, dire qualche cosa al Signore. Non voglio strapparvi promesse che poi, cose retoriche,
Però questa sera, nella presenza di Dio, possiamo dire al Signore qualcosa del tipo: ti prometto che non mi sentirò mai più proprietario delle tue cose. Qualcosa del genere, non lo so, trova tu le parole, troviamo noi le parole, ognuno di noi trovi le parole. La nostra vita non ci appartiene. Tu sei il tempio di Dio. Gesù entra nel tuo tempio e dice: questa è la mia casa. Io posso sentire la sua dolcezza e la sua autorevolezza quando dice queste cose. Lui non è qui per giudicare o per condannare nessuno di noi, perché il Figlio di Dio non è stato mandato nel mondo per condannare il mondo, affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Quando il mondo viene salvato, nasce quella che viene chiamata Chiesa. Se Lui non è venuto per giudicare il mondo, non è venuto neanche, figuriamoci, per giudicare la Chiesa. Ma noi come Chiesa Sua abbiamo bisogno di fare delle scelte importanti, a volte radicali, a volte dolorose. Però voglio dirti questa sera: tu non appartieni a te. Quella casa nella quale tu vivi ti è stata data soltanto come amministratore. Tu sei soltanto un amministratore dei beni. I tuoi figli non sono i tuoi, sono un dono del Signore. Tu come genitore sei un amministratore dei beni. Tu non puoi decidere il futuro dei tuoi figli, è il Signore che lo decide. Tu non puoi decidere come portare avanti la tua comunità. Non puoi, non devi, non ti è dato. Noi dobbiamo ricevere rivelazione per questo. Non possiamo identificare il regno di Dio dentro il nostro locale. È così riduttivo, è così assurdo, così... così. Gesù entra nel suo tempio e dice: non fate. Se Gesù entrasse in questo momento, in carne ed ossa qui, con la sua voce dolce e autorevole, direbbe: ancora un'altra opportunità. Non fate più così. Non bisticciatevi gli uni gli altri. Non parlate male gli uni degli altri. Non fare della mia casa una casa di diceria. Non fare della mia casa una casa dove il nemico ha la possibilità di entrare e di uscire come vuole. Non fate posto al diavolo. Non fare della casa del Padre mio una casa di piacere personale. Alcuni usano il ministero per realizzazione personale. Alcuni comandano dal pulpito perché non riescono a comandare a casa. Alcuni mandano dei messaggi di anatema da un pulpito perché non riescono neanche a dire ti amo alla propria moglie. O non hanno nessuna autorità sui figli. A volte ci facciamo vedere belli e straordinari davanti a tutti, mentre a casa magari abbiamo l'inferno. Magari i figli che picchiano i genitori, o il marito la moglie, o i genitori i figli. E Gesù dice: non fate della mia casa questo, non fatelo. Io sono qui per dare un'altra opportunità. Possiamo accoglierla al volo questa sera, questa opportunità? Qua non è un problema di sali ora sul treno perché non ne passerà un altro. No, nessuno di noi ha l'autorità di dire questo chiaramente. Ma qua è un discorso di fare delle scelte serie che riguardano il regno. Noi stiamo ricevendo il regno. Noi non stiamo ricevendo una posizione personale. Noi stiamo ricevendo un regno, il regno di Dio, che non potrà mai essere scosso. E se c'è qualcosa che viene scossa nella tua vita e che cade giù, voglio dirti che forse quella cosa è qualcosa che è stata edificata da mano d'uomo. Allora deve essere scossa e deve essere anche rimossa. Che fosse anche la comunità, non ha importanza. Noi riusciamo a costruire qualcosa con la tabella scritta alle fuori, il regno di Dio, mentre il regno è nostro.
allora il padrone di casa ritorna a casa e ha l'autorità di poter dire: questa è la casa del padre mio e si fa come dico io. Puoi dare a Gesù questa autorità nella tua vita? Gliela puoi dare stasera? Come credenti, come ministri, come pastori, come apostoli, profeti, evangelisti, insegnanti, possiamo dare di nuovo l'autorità a chi ce l'ha veramente? Possiamo di nuovo rimettere la nostra casa, il nostro tempio, nelle mani del proprietario e dire: non è più casa mia, non è più il mio tempio, io sono il tempio di Dio ed è Dio che ha l'ultima parola. Lo possiamo fare tutti insieme, alziamo le nostre mani. Alleluia. Nunzia, dove Nunzia? Puoi salire? Angela, grazie Spirito Santo. Stiamo un po' nella presenza di Dio. God bless him, and shut the kid off, flies that I guess they shut the kid off. God bless it, has the sea that I guess they shut the kid off, bless it, I can have a shut the kid off. Oh, Rabba, Zia, that's the kiss, that I guess that I did it, Kirin, Mosun, Ramashan, Ramasan. Non fate. Gesù dice: non fate. Alleluia. E lo zelo, oh, lo zelo per la casa del Signore è l'unica cosa che ha l'autorità di consumarti, è l'unica cosa che ha il dovere e il diritto di consumare il tuo cuore, di consumare il tuo tempo, di consumare le tue risorse, di consumare le tue finanze. Lo zelo per la casa di Dio, lo zelo per il suo regno. Ed è la stessa cosa, la sua casa, il suo regno. Alleluia. Alza le tue mani e dillo: Signore, ricevo il tuo regno stasera ancora una volta. Ricevo il tuo regno. Ricevo il tuo regno. Tu mi hai chiamato a portare avanti il tuo regno, non il mio regno, non la mia casa, il tuo regno. Questa è l'immagine che voglio dare nel mondo. Questo è quello che voglio dare a questo mondo che sta perendo. È il regno di Dio che deve andare avanti. È il regno di Dio. È l'onore del re. È l'onore del re che va avanti e che ha la priorità sopra ogni cosa, anche sui rapporti di amicizia. È lui che decide, è lui che comanda, è lui che ha l'ultima parola, è lui l'alfa e l'omega, è lui il primo e l'ultimo, è lui il capo e il compitore della nostra fede. È lui, non noi, è lui. Nessuno di noi è il principio, nessuno di noi è la fine, noi siamo il tramite. Alleluia. Tu sei un ambasciatore del regno, sei stato chiamato a portare avanti il regno di Dio, perché è questo quello che stai ricevendo ancora oggi e domani ancora lo riceverai. Ed è benedizione, abbondanza che il Padre Celeste mette nelle tue mani e mette nella tua vita, e tu avrai l'autorità di gestirlo come meglio credi, in accordo alla sua parola e alla rivelazione dello Spirito Santo. Ma è il suo regno, è la sua casa, è il suo onore, è la sua immagine, è il suo nome, è la sua potenza, è la sua autorità, è la sua unzione, è la sua parola, è la sua rivelazione. È lui, è Gesù Cristo il Signore, è lui e soltanto lui al centro di ogni cosa, che deve avere il primato. Il primato in ogni cosa. Alleluia. Io voglio fare una chiamata questa sera per i profeti del Signore che si trovano in questo luogo. Il Signore vi dice: mai come oggi è importante ascoltare la mia voce. Perché ci sono stati tempi come nel passato, come quando accadde nel mio popolo, che la mia rivelazione era rara, che non c'erano rivelazioni estese
per tanto tempo, ma dice il Signore, in questi ultimi tempi la mia rivelazione sarà come un fiume in piena nel vostro spirito. Voi non riceverete parole, voi riceverete un fiume di parole. Questa è una chiamata per i profeti del Signore. Abbiamo bisogno di ascoltare la voce di Dio attraverso i profeti del Signore che dicono: così dice l'Eterno degli eserciti. Abbiamo bisogno di questi uomini e di queste donne unte dallo Spirito Santo, che hanno la capacità da parte di Dio di ascoltare e di vedere nello Spirito. La Chiesa ha bisogno di questa luce. Nel mese di agosto ho dato una parola al Centro Ria, l'ho sentita molto forte oggi, di condividerla di nuovo. Non è più una questione di etica, non è più una questione di rispetto, non è più una questione di offendere o di non offendere. Ormai è diventata una questione di vita o di morte. Noi non possiamo essere bloccati dalla paura dell'uomo, perché stiamo attraversando una strada per la quale non siamo mai passati e stiamo vivendo in un tempo che non ritornerà mai più. E Gesù entra nel suo tempio, nella sua casa, e dà ancora un'altra opportunità per ognuno di noi. Possiamo ricevere e prendere, afferrare la sfida stasera? La possiamo afferrare la sfida stasera? Di muoverci senza più paura, senza più paura di quello che gli altri possono dire o pensare. Non sto predicando l'anarchia, fratelli, voi lo sapete, mi state capendo, perché chi vuole capire queste cose capirà anche se dovessi predicare sulla sottomissione. Non sto predicando il liberalismo, stiamo predicando la libertà dello spirito, perché dove c'è lo spirito, lì c'è libertà. Non è la libertà di un uomo, non è la concessione di una denominazione, non è il favore di un movimento o di una federazione, è lo Spirito Santo. Lui ha il primato in ogni cosa. Mostrati a me, mostrami, Signore, tua gloria. Scritto nel Vangelo di Giovanni, l'ultimo versetto che voglio citare, dice: sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: egli ha accecato i loro occhi, ha indurito il cuore, perché vedono con gli occhi e non comprendono col cuore e non si convertono e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma
a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Qualunque sia la paura che tu hai, qualunque, non la riuscirai mai ad affrontare e a superare. Finché non deciderai di essere come Gesù, carne da macello. Cominceranno a tosarti. Scritto come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non aperse la bocca. Voglio dirti, i tuoi tosatori sono già in vita. Forse sono i tuoi migliori amici, o forse sono tuoi nemici, non ha importanza, ma ti faccio una promessa: nel momento in cui tu ti muoverai per lo Spirito Santo, ci sarà una lista di tosatori molto lunga per la tua vita. E se non sei disposto a farti tosare, amerai la gloria degli uomini più di quella di Dio. Come una pecora muta davanti ai suoi tosatori non aperse bocca. Ci sono dei tosatori pronti per te. Ci sono tosatori pronti per te. Quello che devi fare è semplicemente dire: accomodatevi, il mio dorso è pronto, fate della mia lana quello che volete, ma so che la mia vita è nelle mani del mio pastore. Alleluia, perché nessuna arma fabbricata contro di me avrà successo. Potete togliermi la lana e il latte, potete fare quello che volete, ma io sono una pecora del mio pastore. Chi tocca a me tocca a lui. Lo hanno fatto a lui, lo faranno anche a me, non è un problema. Ma io devo andare avanti, perché arriverà il momento, presto o tardi, in cui dovrò rendere conto a Dio, al mio sommo pastore, di tutto ciò che ho fatto. E io voglio sentire quelle beate, benedette parole quando arriverò nel cielo, quando lui mi dirà: ben fatto, buono e fedele servo. Sei stato fedele in poca cosa, entra nella gioia del tuo Signore e godiamoci l'eternità insieme. Alleluia. Alziamo le nostre mani verso il cielo, arrendiamo la nostra vita al padrone di casa. Signore, entra in casa. Vuoi cambiare i mobili, cambia le tende, cambia l'arredamento, cambia il colore delle pareti. È casa tua, non è casa mia. Io semplicemente la amministrerò come piace a te, ma fai della tua casa ciò che vuoi. Alleluia. Preferisco stare un giorno qui. Preferisco stare un giorno qui che mille altrove. Voglio solo stare qui con te. Se senti che questa parola ha parlato al tuo cuore, voglio chiederti di uscire dal tuo posto e venire qua davanti e pregheremo tutti insieme. Tutti insieme. Io voglio vedere te. Preferisco stare un giorno qui. Preferisco stare un giorno qui. Avanti, avanti, venite avanti. Venite avanti, venite avanti. Venite qua davanti, venite qua davanti, dai. Tu sei il mio Signore. Questo spazio è nostro. È nostro, è per noi. Oh, oh, io voglio vedere te. Noi gridiamo a te, Signore. Gloria,
Gesù ha detto: io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. Come potete voi credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene solo da Dio. Gesù sta dicendo qualcosa di molto importante qui, di straordinariamente profondo. Sta dicendo: voi, quando parla del non credere, sta dicendo: voi non riuscite a ricevere quella rivelazione di chi io sono in realtà, perché non siete interessati alla gloria di Dio, siete interessati a quello che gli altri dicono. Allora, questo chiaramente, quello che Gesù dice è un monito per ognuno di noi. Ognuno di noi può rischiare di chiudersi alla rivelazione dello Spirito Santo nel momento in cui non porta avanti più il regno di Dio, non porta avanti più la gloria di Dio, ma porta avanti la propria gloria, il proprio regno, il proprio ministerio. A volte il nostro ministerio è il nostro più grande nemico. A volte il modo come noi conduciamo avanti le nostre comunità diventa il nostro peggiore nemico, perché ci chiudiamo dentro regole, ci chiudiamo dentro una forma, cercando di dover dimostrare per forza e necessariamente qualcosa a qualcuno, e smettiamo di ascoltare lo Spirito Santo perché siamo troppo interessati e impegnati ad ascoltare quello che altri dicono. Ed ecco perché Gesù dice: voi non potete credere. Non ha detto voi non credete, ha detto voi non potete credere, perché il canale è aperto per altre cose. Quando guardi qualcosa in televisione, o guardi un canale o ne guardi un altro. Noi siamo come canali dove scorre l'unzione, la rivelazione dello Spirito Santo, e nel momento in cui noi permettiamo alla sua gloria, alla sua unzione, alla sua rivelazione di scorrere attraverso le nostre vite, i nostri occhi spirituali sono aperti e possiamo ascoltare, possiamo vedere, e quindi possiamo anche credere. Perché come possiamo credere se non ascoltiamo? Perché la fede viene dall'udire. E se tu odi sempre quello che gli altri dicono, tu metterai fede nelle parole degli altri. Ma se ti impegni e se ci impegniamo ad ascoltare quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo e ci sta rivelando, allora saremo impegnati a credere. Dio l'ha detto in Isaia: io sto per fare una cosa nuova, la riconoscerete voi, come per dire: io la farò. E lui l'ha fatta in Cristo Gesù, l'ha fatta. Gesù è l'adempimento di quella profezia. Ma egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, anzi lo hanno ucciso. Possiamo rischiare di portare avanti un messaggio del quale poi noi saremo i primi oppositori, perché Dio comincia ad agire in un modo strano, diverso, lontano dai nostri modi di pensare, lontano dai nostri modi di concepire il regno. Perché siamo così abituati a portare avanti il nostro regno. Però siamo qui stasera per ricevere un grande incoraggiamento dallo Spirito Santo. Amen. Lui sta ancora dicendo alla nostra nazione: è un'altra opportunità, è un'altra possibilità. Ancora una volta io vi prometto che lo farò. Ancora una volta scuoterò la vostra vita. Glielo vogliamo chiedere stasera? Glielo vogliamo chiedere ancora una volta? Se troverai a tremare, se ti troverai a tremare, se vedrai che Dio comincia a scuotere la tua vita e a levarti il terreno da sotto i piedi,
Non te la prendere col diavolo. Lo hai chiesto a Dio, lo sta facendo. Lui sta levando da sotto i tuoi piedi ogni falsa certezza, ogni falso fondamento dove hai messo e hai costruito la tua casa. Lui lo scuoterà. Oh, ti prometto e ti garantisco che lui lo farà. Se tu glielo chiedi, lui lo farà. E quando succederà, avverrà in una maniera che forse non ti sei mai aspettato. Non dare la colpa al diavolo, non dare la colpa al pastore, non dare la colpa ai fratelli, non dare la colpa a Berlusconi, non dare la colpa al tempo, non dare colpa alla crisi. È Dio, è Dio, è Dio. Alza le tue mani e diglielo, fallo ancora una volta. Ancora una volta. Oh, ma io voglio avere questa volta la rivelazione e la pace che sei tu. Ancora una volta ti lascerò operare. Sei tu il padrone di casa. Sposta i mobili, cambia le tende, leva i quadri che non ti piacciono, cambia il colore delle pareti, metti tu la musica giusta, metti tu il profumo giusto. È la tua casa, Signore. Io ti lascerò operare, ti guarderò mentre tu fai tutta questa meraviglia, che forse può essere un disastro secondo l'uomo, ma secondo Dio è l'edificazione del regno. Alleluia. Ed è il nuovo odre che si prepara a contenere il nuovo vino. Il nuovo odre. Chiudiamo i nostri occhi nella presenza di Dio. Io ti condurrò e ti insegnerò la via dove tu camminerai insieme a me, e ti prenderò per la mano destra. Per la mano destra ti proteggerò e parlerò al tuo cuore. Non devi temere. Vieni, vieni figlio mio. Parlerò.
io e il pastore Giosuè abbiamo sentito esattamente la stessa cosa. In questo momento sentiamo proprio che c'è bisogno proprio di ministrare profeticamente. Quindi voglio chiedere in questo momento in maniera particolare a Mauro, a Melo, di poter ministrare in questo, su quest'unzione profetica che c'è, perché c'è qualcosa che deve essere rilasciato dallo Spirito Santo. Probabilmente non sarà tutto stasera, naturalmente, ma nei prossimi giorni sarà rilasciato qualcosa di profondo e di radicale. Alleluia. Alleluia. Vorrei invitare anche tutti coloro che sono predisposti per ministrare. Alleluia. Voi sapete chi siete. Alleluia. Voglio chiedere proprio a tutti coloro che ministrano proprio una sensibilità profetica in maniera particolare. Sentiamo proprio che lo Spirito Santo voglia parlare. Se non ricevete niente, non parlate, semplicemente pregate. Ma se ricevete qualcosa, per favore rilasciatela con semplicità, con autorità nella vita delle persone, perché c'è qualcosa che lo Spirito Santo vuole rilasciare in questo momento. Alleluia. Mentre continuiamo con questo canto, alleluia, dolcemente, dolcemente. Anche questo canto è un canto che in questo momento sicuramente è un canto profetico, perché parla di questo passo nuovo che Dio chiede ad alcuni. Alleluia. Cominciamo a ministrare. Cominciamo a ministrare. Io ti condurrò e ti insegnerò la via dove tu camminerai insieme a me. Oh. Io ti prenderò per la mano destra e ti proteggerò e parlerò al tuo cuore. Non devi temere, vieni e cammina sulle acque insieme a me, sulle solo così, solo così.